giorno in un sobborgo della grande New York, Sean si fermò a osservare un ragazzo di circa 10 anni che stava mangiando qualcosa che aveva trovato in un bidone della spazzatura. Era il contenuto di una scatoletta di carne, forse scaduta, che evidentemente qualcuno aveva gettato via. L'uomo, mosso a compassione, si avvicinò al ragazzo, scambiò con lui alcune parole e poi gli regalò 30 dollari. Il ragazzo, tutto felice, lo ringraziò e scappò via. Subito nella mente di Sin sorsero dei dubbi. Come avrebbe speso i 30 dollari quel ragazzo? Forse sono stato poco prudente, pensò. Non avrei dovuto dargli quel denaro. Avrei fatto bene a comprare io qualcosa per lui. E si mise a cercarlo, ma sembrava che il ragazzo fosse sparito nel nulla. L'uomo si attardò ancora un po' per quelle strade nelle quali la miseria aveva costruito la sua casa. Improvvisamente, da un angolo, vide spuntare il suo ragazzo, che a fatica portava una grossa busta contenente delle derrate alimentari. L'uomo fu felice e disse a se stesso: «Sì, devi avere più fiducia nei ragazzi poveri. Vedi, si è fatto le provviste per un po' di tempo, meno male». Ma non aveva finito il suo pensiero che il ragazzo si fermò, appoggiò con fatica la busta su un muretto e fece un fischio prolungato. Dopo pochi minuti era tornato da ragazzi più o meno della sua età, poveri anche loro, che erano sbucati non si sa da dove, ma erano lì attorno al loro compagno e amico. E gli disse loro qualcosa, e poi, infilando la mano in quella grossa busta di plastica, distribuì a ogni ragazzo qualcosa di ciò che aveva comprato. Sin, che assisteva alla scena, si commosse e gli occhi si riempirono di lacrime. Si sentiva felice perché era stato parte di un miracolo. Anche noi, come quest'uomo, spesso ci chiediamo se le nostre offerte in favore dei più poveri sono ben amministrate e arrivano a chi ne ha davvero bisogno. Ma questo nostro modo di pensare spesso ci porta a chiudere il cuore. Gesù, conoscendo che l'uomo nell'intimo suo è calcolatore, ci ha ammoniti dicendo: «Non chiuderai la mano e non indurerai il tuo cuore davanti al tuo fratello povero e bisognoso, anzi gli aprirai generosamente la tua mano, con quanta cura egli aveva dato a disposizione all'uomo per salvaguardare il diritto del bisogno e del meno fortunato, perché i poveri, disse Gesù, li avrete sempre con voi». Forse con queste parole egli voleva indicare che i più fortunati sono debitori nei confronti di tali persone che ogni privilegio che essi hanno ricevuto. Doniamo quindi sempre con un cuore disinteressato, affinché un giorno possiamo essere fra quelli ai quali Gesù dirà: «Venite voi, benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato, perché ebbi fame e mi deste da mangiare». Allora noi, meravigliati e pieni di gioia, chiederemo: «Signore, quando mai ti abbiamo veduto aver fame?» E egli risponderà: «In verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi, i miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me». Amen. Subito mi rovinate, entro a gestire l'industria, mi faccio presentare.